Wow! Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi. Ragazzi, oggi andrò a fare una buonissima torta dal cuore morbido al cioccolato. Strepitosa è questa torta, veramente buonissima. Io ne vado proprio pazza e fiera di questa torta. Allora, adesso incominciamo a fare la farcia interna. Questa farcia interna è senza uova, è facilissima da fare. Come già vedete nel mio tegamino, ho inserito 20 g di amido di mais, 50 g di zucchero semolato, 10 g di cacao amaro più un cucchiaino di estratto alla vaniglia. Adesso ci diamo una giratina e poi ci andiamo a inserire 250 g di latte, o parzialmente scremato o intero, che io già sto riscaldando. Allora, inseriamo il nostro latte caldo e adesso, una volta girato il tutto, ci spostiamo sul piano cottura. Adesso facciamo addensare la nostra crema e poi torniamo di nuovo sul banco lavoro. Una volta che abbiamo ottenuto la nostra crema, guardate che spettacolo, ragazzi, adesso andiamo a inserire un cucchiaino di burro e andiamo a girare il tutto. Nello stesso momento andiamo a inserire anche 150 g di cioccolato fondente che abbiamo fatto a pezzettini. Facciamo sciogliere anche esse. Abbiamo completato la nostra crema, adesso la mettiamo da parte e andiamo a fare il nostro dolce. Ebbene, adesso passiamo alla base. Come dicevo prima, questi sono gli ingredienti. In questa coppetta ho inserito 110 g di acqua. Adesso ci andiamo a inserire 70 g di cacao amaro e andiamo a amalgamare il tutto con un frullino. Adesso inseriamo 100 g di olio di semi e amalgamiamo ancora. Adesso inseriamo 180 g di zucchero semolato. Adesso incominciamo ad inserire le uova. Dobbiamo inserire 4 uova. Inseriamo 100 g di farina 00. Una bustina di lievito. E per finire un pizzico di sale. Una volta che abbiamo ottenuto il nostro composto, prendiamo una teglia di 24 cm e la imburriamo, inseriamo un pezzettino di carta da forno sotto e la infariniamo. Adesso a questo punto non dobbiamo inserire tutto il nostro composto nella teglia, ma bensì ne dobbiamo mettere metà. Una volta che abbiamo inserito metà composto, adesso andiamo a infornare. Adesso inforniamo a 180 gradi, forno statico per 20 minuti. Trascorsi i 20 minuti, adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere la nostra crema e la dobbiamo andare a inserire al centro senza farla appoggiare i bordi, eh? Quindi la spalmiamo senza andare a fine bordi, eh? Adesso, una volta che abbiamo inserito la crema senza arrivare ai bordi, andiamo a inserire l'altro impasto che ci è rimasto, eh? Però dobbiamo incominciare dalla fine e poi andare direttamente al centro. Allora, una volta che abbiamo inserito l'altro composto, siamo pronti di nuovo ad infornare. Stessa cosa, ragazzi, dobbiamo mettere a 180 gradi forno statico per 20 minuti. Bene ragazzi, abbiamo sfornato il nostro dolce soffice pieno di cioccolato bello tutto tempestato. Adesso io qui ho fatto un 200 g di zucchero semolato e un cucchiaio di cacao amaro. Ovviamente questo è facoltativo, potete anche inserire solo zucchero a velo oppure solamente cacao amaro sopra. Io per fare una cosa diversa, ho inserito tutti e due e l'ho fatti a velo, però non vuol dire che lo vado a inserire tutto, poi me lo conservo e li metto su
su altre torte. Andiamo a cospargere. Adesso vediamo internamente come si presenta questo buonissimo dolce. Guardate quanto è morbido, già nel tagliare è bello morbido. Allora, andiamo a prendere una bellissima fetta. Eccolo qua, raga. Guardate. Non dico bugie, adesso prendo anche un cucchiaino, anzi, cioè il cucchiaio a portata di mano. Guardate qua. Buonissimo. Questo va a ruba subito, raga. Mi raccomando, fatelo, veramente è una bontà indescrivibile. Detto questo, spero tanto che anche questo mio dolcetto vi sia piaciuto. Niente che dirvi, raga, mi raccomando, spolliciamo alla grande, mi raccomando, iscrivetevi alla grande sul mio canale e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!